parte dell'Associazione Tour ci è stato chiesto il sostegno per questo progetto, un progetto che diciamo, il nostro benestare è stato subito automatico e condiviso, in quanto i valori sia della formazione attraverso lo sport, sia dell'integrazione, in quanto salutiamo, sapete tutti, sta nella zona del piano e un cancello aperto nella zona del piano proprio sintomo, segnale di condivisione. Potete immaginare la varietà di etnie che stanno all'interno del nostro rapporto. Quindi dicevo, sono temi condivisi e mi piace anche dire che sono temi ai quali noi siamo anche abituati, nel senso che sono cose che già da anni siamo chiamati a fare, perché la società è cambiata, siamo un po' all'avanguardia da questo punto di vista, sia noi sia la Sapasciatur. Credo di interpretare il pensiero sia di Sosteniamo che della Sapa, che questa forma di conferenza stampa aperta a tutta la cittadinanza sia un modo per indicare la strada da seguire anche per tutte le altre realtà sportive della città. Cioè, non deve essere una cosa fatta tra di noi, ma è diciamo, un esempio, una speranza che anche tutte le altre società del territorio seguono questa strada. Noi da anni, chi è in difficoltà, abbiamo sempre cercato di andare incontro alle esigenze di tutto quello che comportava la varietà di etnie all'interno del nostro club. Quindi ecco, la condivisione e il sostegno a questa iniziativa è stata per noi automatica. Daremo il nostro sostegno per quanto possibile a livello logistico e tecnico. Gilberto Mancini, lui lascia ancora 1105 perché penso che sia a completare insomma, il quadro del lavoro fatto dall'associazione e poi dopo passeremo alle autorità e istituzioni. Prego Gilberto. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo dato solo il patrocinio di questo progetto sociale importante. Teniamo ancora con noi, siamo a disposizione per qualunque richiesta, necessità, per accogliere i ragazzini, per ospitarli quando vogliono, ma certo sia per un aspetto logistico che per quanto riguarda le partite alla domenica. Per quanto ci riguarda siamo contenti perché portiamo avanti un discorso per la città, per riavvicinare la cittadinanza alla squadra che negli ultimi anni sono venuti qualche di meno. Di questo in questo momento non riusciamo a fare, con lo stato economico siamo in difficoltà anche noi, però vediamo quello che possiamo per aiutare questi ragazzini, per aiutare quando viene.